Sottosegretario Lotti, grazie della disponibilità. Buonasera. Allora, questo tema su cui volevamo un po' sentire il suo parere è questo dell'ipotetico ricorso rispetto alla pista di Peretola che potrebbe essere presentato dal Comune di Prato. Però la sua intervista sulla Nazione apre uno scenario diverso. Lei suggerisce, se non vado errato, un tavolo politico dove anche le istanze di Prato possano avere piena cittadinanza. È così? Ma io credo che quando si arriva ai ricorsi è sempre il fallimento della politica. Noi abbiamo sempre detto che, già quando eravamo a Firenze, che si può dialogare, siamo pronti e disponibili a dialogare su tutto, a maggior ragione quando c'è la tutela della salute da parte dei cittadini. Quindi se ci dovesse essere un tavolo nel quale si discute e si valutano soprattutto quelli che dovrebbero essere gli impatti, l'impatto ambientale, il test sanitario, non vedo nessun problema ad essere disponibile a partecipare o a proporre come soluzione questa soluzione qui. C'è stata una dichiarazione, diciamo, distensiva da parte del sindaco di Firenze Nardella che dice ben venga Prato al tavolo, anche questo aiuta. Beh, anche questo aiuta, lo ripeto, quando le istituzioni si mettono tutte intorno a un tavolo a cercare di trovare una soluzione o a dare delle garanzie, a maggior ragione per la tutela della salute dei cittadini, è sempre una buona cosa. Un solo monito, una sola osservazione, purché tutto questo non sia un alibi per non fare l'opera. L'opera si deve fare, sappiamo e abbiamo sempre sostenuto l'importanza dello sviluppo della pista per la città di Firenze e per la regione Toscana. L'importante è che qualsiasi tavolo si apra non sia un alibi per non fare l'opera.